Massimo Lodolo, ospite a Voci nell'Ombra, ventesima edizione, e accompagnatore di Benedetta degli Innocenti, che è nominata per come miglior voce femminile. Allora, benvenuto di nuovo a Voci nell'Ombra. Ben trovato di nuovo. Ben trovato. Come trovi questa edizione, ventesima edizione di Voci nell'Ombra? La trovo che migliori di anno in anno. Io ho avuto la fortuna, mi hai portato fortuna, perché l'altro anno poi ho vinto per il filo nascosto di Daniel Day-Lewis. È stata un'esperienza meravigliosa da tutti i punti di vista. Quest'anno, tra location, inviti, io sono qua, ripeto, in qualità di compagno della vita di Benedetta, sono stato invitato anch'io, forse per testimoniare l'esperienza passata, e trovo tutto sempre meglio, sempre, fra l'altro, un'organizzazione sempre più analitica, professionale soprattutto, che quindi ci gratifica particolarmente. Certo, immagino che voi vogliate sempre che il ruolo del doppiatore comunque sia sempre fedele alla propria natura, quindi rimanere nell'ombra e riconoscerne la professionalità, che non deve dare spettacolo. Esattamente, anche perché il nostro non deve essere un lavoro di cui se ne accorga. Il lavoro, a mio parere, è esatto quando ci si dimentica che il personaggio straniero, il film straniero, è doppiato. Vuol dire che si è favorita l'immedesimazione nel film più che sulle nostre sonorità o le nostre restituzioni. La nostra è un'operazione di mediazione culturale, quindi più si scompare, più si rimane nell'ombra, come il titolo della rassegna, a mio parere più efficace l'operazione. Quindi questi eventi è giusto farli, però sempre anche in una misura che non porti troppo alla luce il doppiatore, anzi sarebbe quasi da farvi premiare dietro, solo alla voce, non farvi mostrare. Io per questo che inizio intervista ti chiedevo se potevo fare un'intervista così, tu non hai voluto. No, sì, senz'altro, voglio dire, la visibilità è inevitabile, perché sono tempi che la tecnologia ci vuole vedere. È una lusinga che ci viene fatta, però insomma, a mio parere il nostro è un mestiere la cui dignità è proprio nell'essere nell'ombra. È una scelta precisa, fra l'altro, di noi professionisti del settore, no? Sebbene la gran parte deriva dal teatro, dal cinema, dalla televisione, c'è chi ancora lo percorre con grande dignità. Però il settore doppiaggio, che ha una grande, enorme tradizione, di cui la nostra, le generazioni successive ancora vivono, deve avere il connotato, qua non dico dell'anonimato, ma insomma quasi della discrezione. E le produzioni, le distribuzioni, le major americane o comunque internazionali, che rapporti hanno con il doppiatore? C'è un manager, c'è una produzione italiana che fa da mediatore, come funziona? C'è una mediazione italiana che viene fatta dalla società che cura il doppiaggio e a volte dal direttore stesso, che oggi come oggi, devo dire soprattutto sulle operazioni di grande clamore, ha un'attenzione, un controllo, una verifica tecnico, insomma di tipo anche tecnico, professionale, quasi, quasi contemporanea. Cioè siamo controllati, sebbene di fatto quello che sta accadendo è che ci viene riconosciuta una maestria da ogni punto di vista. Non è usurpato il concetto che il doppiaggio italiano abbia una grande maestria, insomma una grande resa. Quindi dal controllo piano piano si è passati alla fiducia totale, no? Perché sa, hanno a che fare con vari mercati, quindi tendevano a uniformare il concetto, dobbiamo mandare il film in Europa, quindi Francia, Spagna, Germania, Ungheria, Italia, eccetera, tendevano inizialmente a uniformare il concetto, a renderlo meramente tecnologico, quasi a valutare la corrispondenza dei LED del mix. Poi, conoscendo il mercato italiano, hanno cominciato a dire ok, fate voi, perché c'è una grande cultura del doppiaggio in Italia. C'è sempre stato, chiedo scusa, un grande rispetto del prodotto originale, quindi c'è poco da insegnare in teoria al mercato italiano. Comunque, per rispondere alla sua domanda, viene certamente, ci sono le figure addette alla mediazione. Noi, la nostra competenza è quella del leggio, della recitazione. Per curiosità, capita di conoscere i doppiatori francesi, tedeschi o spagnoli? E a me sinceramente non è capitato, mi è capitato di sentire me stesso doppiato. Che effetto fa? Terrificante, no, è un effetto, è bizzarro, no? Immagina, soprattutto su lingue magari coreane, turche e quant'altro, è un bell'impatto, insomma, però
Tant'è, ogni mercato ha la sua lingua. Il tuo alter ego doppiatore internazionale, però senti lo spagnolo che doppia per esempio l'attore americano che tu hai doppiato nella versione italiana. Comunque ti viene da criticarlo, a prescindere, immagino. No, beh, criticarlo, sai, è un approccio diverso, talvolta incomprensibile, no? Quindi credo che abbiamo tutti una grande dignità rispetto alla propria lingua, alla propria cultura, insomma, che magari può sembrare buffa secondo i nostri criteri, ma sono i nostri. Noi facciamo quel che dobbiamo nella nostra lingua, insomma, e deriviamo da una grande cultura che, grazie al cielo, abbiamo ancora addosso, perché i pionieri del doppiaggio hanno fatto un lavoro straordinario, a mio parere, anche perché erano tempi di scarsa cultura. Quindi è stato un lavoro di resa straordinario sul quale, grazie al cielo, noi ancora navighiamo. Sì, e questo me ne avevi parlato anche l'anno scorso, la scorsa intervista, quindi non te lo sto a richiedere questa volta, ma anzi invito poi gli spettatori ad andarsi a vedere anche le interviste dell'anno scorso. Ecco, mi raccomando, anche a ripetizione, mandatevele in, come si dice, in loop, perché c'è... Io ti ringrazio, Massimo. Grazie dell'ironia, complimenti per quel che fai. Grazie a te, grazie. Ci vedremo questa sera alla cerimonia. Senz'altro. Grazie di nuovo. Grazie di nuovo, arrivederci.